Siamo con Mister Maggi del Penta Pomezia, un successo sofferto ma tutto sommato per quello che si è visto anche meritato. Gara spigolosa, importante soprattutto conquistare 3 punti in uno scontro diretto. Qual è la tua visione di questa partita? Beh, sicuramente abbiamo costruito come costruiamo nelle altre partite. Oggi sapevamo che era una partita difficile perché comunque la situazione di classifica di tutte e due le squadre comunque non lasciava grossi spazi a calcoli o altre cose, cioè entrambe le squadre devono vincere. Abbiamo provato a impostare subito la partita in pressione, l'avevamo preparata per poter mettere in difficoltà l'Eagles, che comunque avendo un campo piccolo magari può il gioco in pressing può dare fastidio a qualunque squadra. E loro sono bravi, comunque anche il nostro portiere ha fatto diverse parate, quindi diciamo che la partita è stata spigolosa per il fatto che tutte e due le squadre avevano bisogno di punti e siamo stati più bravi o più fortunati a portarli a casa noi. Ho provato a ruotare tutti gli effettivi che avevo oggi in panchina, ad eccezione del secondo portiere, proprio perché avevamo pensato di impostare una partita con una pressione abbastanza costante e alta. A tratti non l'abbiamo fatto e loro sono stati bravi comunque a metterci in difficoltà. Gol presi sempre per disattenzioni, perché loro comunque giocatori balisticamente bravi ce li hanno. Abbiamo forse avuto noi la fortuna che il loro fulco gli si sia fatto male, perché penso che sia uno dei giocatori più di spicco dell'Eagles, e sicuramente gli ha tolto qualche freccia nel carniere a loro, insomma. E quindi da quel punto di vista siamo stati forse più fortunati. Dal punto di vista invece del gioco probabilmente siamo stati più bravi, perché comunque anche al primo tempo appena iniziato abbiamo preso un paio con un palo, una traversa. Il loro portiere ha fatto diverse parate, quindi diciamo che penso che il risultato sia giusto e quindi siano stati portati a casa meritatamente. Loro sono usciti nel finale, hanno messo il portiere di movimento, però siamo riusciti comunque a tenere abbastanza bene. Siamo con Carioti e il capitano Herrera, insomma una sfida che non è andata bene. Avete comunque giocato soprattutto nella seconda parte una gara di grande determinazione, grande aggressività. Che cosa è mancato? Cominciamo con te Herrera nella vostra squadra per cercare di portare a casa un risultato positivo. Beh, sicuramente il primo tempo abbiamo subito un po' più l'iniziativa degli avversari, però siamo stati bravi ad assorbire un po' tutti i loro attacchi. Nel secondo tempo ci abbiamo creduto di più, è mancato sicuramente quel guizzo che sta mancando un po' nelle ultime partite, quindi quel gol, quei due gol che magari possono raddrizzare il risultato. Stiamo lavorando per questo comunque. Anche Carioti si è messo in luce, soprattutto nella seconda parte di gara, una sfida che avete forse approcciato non in maniera molto determinata, però nel secondo tempo, quando ormai eravate spalle al muro, è uscita fuori una grande reazione, un grande carattere da parte vostra. Forse è nell'approccio alla partita che bisogna migliorare. Qual è la tua visione di questo match? Sì, forse è quello che magari partiamo un po' in più indietro rispetto agli avversari di testa, credo. Poi comunque la determinazione la mettiamo sempre in campo, cerchiamo di tirare fuori il meglio che abbiamo di noi giocando tutti insieme da gruppo. Comunque il nostro è un gruppo che sta crescendo, si sta formando, ecco, adesso stiamo migliorando partita dopo partita, credo. E ecco, poi abbiamo avuto qualche imprevisto, qualche giocatore si è acciaccato nel primo tempo e non è potuto rientrare, quindi siamo un po' calati anche per quello, però ecco, è stata una partita molto tosta, anche perché loro sono molto bravi. Un'ultima domanda per il capitano, telegrafico, a questo punto della stagione, insomma, sono arrivati soltanto 3 punti, che cosa secondo te, da che cosa bisogna ripartire dopo un inizio di campionato così opaco, almeno fino a questo momento? Beh, sicuramente il lavoro, impegnarsi tutta la settimana per costruire al meglio dei risultati positivi. Dobbiamo continuare a lavorare, crederci fino in fondo, abbiamo gli elementi per poterlo fare, i risultati non ci stanno dando ragione, ma lavoreremo solo per questo.